comunque di base mi dicono bella Paolè, ma anche dai Paolè, dai! La trama di un film? Viverla io personalmente? Vorrei essere il bambino di E.T. Quello mi piacerebbe moltissimo, non E.T. perché comunque è più complicato secondo me, però il bambino che lo incontra sì. Porcaccia la miseria, che domanda. Non ho mai preso peggiori decisioni, solo le migliori. La decisione migliore che ho preso è stata quella di procedere alla regia di questo film e anche alla realizzazione di alcune scene che mi stavano a cuore e sulle quali ho molto insistito per realizzarle. Ahimè, Sneakers toglie molto al mio fascino di bomba sexy, però forse è una risposta inaspettata questa, eh? In pochi si aspettano. Io mi addormento anche su una sedia, sfioro la narcolessia. La meta preferita è un posto nuovo, il raccordo anulare. Io pasta al pomodoro, proprio il mio piatto preferito. No, io ho provato a mettere in campo tutti i talenti che avevo, quindi perché tenerlo segreto? Quindi no, quello che c'è me lo so giocato tutto, quello che avevo, se ne avevo. A mio padre chiederei, sei contento? Ah, in questa. Cercare di non essere sopraffatti da questo mestiere, che è un mestiere e deve rimanere tale sempre. La canzone che sicuramente ho cantato di più quando lavoravo da giovine nei piano bar era At Last di Etta James. Allora, di paure irrazionali non ne ho, per restare chiusa in ascensore, per dire, perché però è razionale, non è irrazionale, cioè, la conosco, non è... Sì, c'è sempre logica, comunque, nelle paure. Su che cosa mento? Ma io non mento mai, ma scherziamo. Il miglior consiglio ricevuto è stato da mio zio, che mi disse, ma perché devi rinunciare in partenza? Provaci. Una signora, non lo so adesso, una signora. Boh, avrei fatto certamente un altro mestiere che adesso non si era prospettato proprio un altro mestiere quando ho cominciato a fare questo qua, quindi non saprei, veramente non saprei. Per altri video di Vanity Fair, cliccate qui.